Sì, questa filiale ci mancava, nel senso che una nostra presenza capillare come quella che abbiamo in Sicilia non poteva essere considerata tale senza Taormina. Avremmo già dovuto aprire da qualche tempo, ma abbiamo atteso di trovare un luogo che si prestasse veramente alla bisogna, come questo nel pieno cuore di Taormina, nella via principale. E aspettavamo anche di trovare un direttore, veramente in gamba, del posto. Abbiamo trovato l'uno e l'altro e era giunto il momento di aprire. Certo, abbiamo aperto in un momento in cui purtroppo molti chiudono. Ma il fatto che abbiamo aperto significa che crediamo in quello che facciamo, innanzitutto, ma crediamo anche nelle potenzialità del territorio e dei suoi imprenditori. Siamo fermamente convinti che proprio qui nella parte orientale della Sicilia continuino ad esservi, nonostante la crisi, nonostante qualche segno di debolezza che inevitabilmente, come in tutta l'Italia, in tutto il mondo, c'è, continuino a esservi veramente elementi imprenditoriali più importanti e idonee a riuscire a superare questo momento e a tornare a vedere l'economia siciliana rifiorire. Forse anche più che rifiorire, fiorire, perché c'è bisogno proprio di una nuova fioritura dell'economia siciliana. Noi, facendo parte di un gruppo importante come quello della Banca Popolare di Vicenza, che è il nono gruppo italiano, possiamo offrire dei servizi molto importanti e soprattutto, come dicevo prima nel mio saluto, durante l'inaugurazione, oggi le imprese che vogliono superare questo momento devono operare essenzialmente nel settore dell'export. E noi possiamo, offrire, un collegamento con oltre 50 banche estere, che possono aiutare gli imprenditori locali e con 6 uffici di rappresentanza in tutto il mondo. Quindi crediamo di poter offrire dei servizi agli imprenditori che bene vogliono operare e crediamo che tutti assieme, loro, noi, ciascuno mettendoci buona volontà, voglia di fare, riusciremo a dare una mano per uscire da questo momento di crisi. La Sicilia è una delle regioni italiane a più alta vocazione vinicola, quindi non poteva la nostra famiglia non essere presente anche in Sicilia con una tenuta, un feudo che noi abbiamo scelto Butera come zona di elezione per produrre una straordinaria qualità di Nero d'Avola. L'attività della banca, la nostra è una banca popolare, abbiamo 106.000 soci e già da 15-16 anni sta operando in Sicilia per fare crescere economicamente questo territorio. E l'apertura di oggi, come ha detto bene il Presidente della Regione, è un segnale di speranza e io ho detto è un segno di fiducia per quello che deve avvenire, per come tutti insieme, con fiducia, determinazione e professionalità, sapremo migliorare la situazione dell'economia, riprendere una corsa di crescita, di progresso e non lasciarsi andare a pessimismi che poi non portano da nessuna parte. Col pessimismo non possiamo certamente crescere. Quindi fiducia, speranza, come ha detto il Presidente, e tutti insieme lavorare per far crescere la Sicilia e l'Italia. Quindi chiaramente è un volano importante per l'economia, quindi parliamo di agricoltura e parliamo di finanza. Sicuramente un apporto determinante e un connubio che potrà dare anche uno sviluppo alla Sicilia, anche in termini di posti di lavoro. Presidente Ardizzone, sicuramente non farete mancare il vostro apporto. Ma io credo che la politica invece debba fare un passo indietro rispetto alla finanza, la penso diversamente, però deve evitare che quando gli imprenditori vogliono investire, in Sicilia soprattutto, che la politica non diventi un muro di gomma e che Banca Nuova, una grande banca nazionale, apra filiali in Sicilia, perché questa non è la prima, ma abbia voluto aprirla a Taormina è significativo. Significa che guardano non solo al dato momentaneo, che già è un fatto importante, ma anche in futuro, cioè dietro l'apertura di una filiale ci sono grandi investimenti, è inutile girarci intorno. Dietro grandi investimenti, dietro grande una banca c'è gente che pensa, che studia e quindi è quel segnale di speranza che più volte ho voluto sottolineare e che il dottor Zonin ha richiamato. Fiducia, speranza e quindi ottimismo. Ognuno faccia la propria parte, le istituzioni facciano la loro parte, le banche facciano la loro parte, tutti assieme, se ognuno
goccia a goccia fa la propria parte, penso che ci possa essere quella ripresa tanto auspicata. Oggi certamente è un momento molto importante per la città di Taormina, qui la presenza sia del presidente Zonin per l'apertura di questa nuova filiale di Banca Nuova, sia del presidente dell'Ars Ardizzone, quindi anche un'importante presenza politica per il rilancio enogastronomico della Sicilia partendo proprio da Taormina. Sì, io mi sono sentito gratificato dalla presenza delle massime autorità regionali, quale Giovanni Ardizzone, mio grande amico, sia del dottor Zonin che rappresenta l'alta finanza italiana, che le autorità civili e militari e anche ecclesiastiche della provincia della nostra provincia. È un segnale importante perché, come poco fa ho detto, nell'attimo in cui non fa più notizia la dismissione di tante attività commerciali con decine e decine di famiglie che non sanno come andare a sopravvivere, ecco, il messaggio concreto però lanciato dal dottor Zonin significa che crede nella Sicilia, crede in Taormina e noi dobbiamo essere conseguenziali e credere anche noi che la ripresa è possibile e ci sarà se noi la vogliamo. Sì, è una nuova sfida, la banca investe sul territorio perché ci crede e ci prefiggiamo di essere proprio banca del territorio, banca vicino alle aziende e alle famiglie, proprio in questo momento di difficoltà per cercare di superarle tutti insieme, proprio con il nostro aiuto e la nostra scommessa.